Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agrimoderni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di ProFarming stagione 7. Allora ragazzi, rispetto alla scorsa mega puntata, che è stata strafiga perché comunque abbiamo comprato un nuovo pickup, che è, eccolo qua, il nostro nuovo jeepone da pappone, nuovo pickup, e poi abbiamo fatto fine ragione, abbiamo fatto tutti gli stadi, dallo sfalciare fino a posizionare le balle sotto la tettoia, abbiamo fatto un sacco di cose. Poi in mezzo c'è stata anche una live, perché per chi ancora non lo sapesse, ho cambiato linea, finalmente sono passato a una fibra ottica, quindi mi permette tranquillamente di streamare a 1080p 60 fotogrammi al secondo senza problemi, tutte queste cose qua, quindi la linea non è più un problema, diciamo. E niente, ora oggi invece facciamo una nuova puntata in cui andiamo a fare un nuovo acquisto. Ve l'avevo già detto nella scorsa puntata, avevo detto: ehi ragazzi, guardate che c'è una bella sorpresa, una bella cosa in mente per la prossima puntata, ed è giunto il momento di darci dentro. Allora ragazzi, cosa andiamo a fare? Andiamo a comprare un camion, perché è giunto il momento. Adesso stiamo iniziando a spostare cereali di qua e di là, facciamo un sacco di cereali. Abbiamo fatto con i due campi, ecco qua, con i campi 27-28 a soia, che dovrebbe essere tipo la coltura che rende di meno, comunque una di quelle che rende di meno, abbiamo fatto due carri pieni, che sono 45.000 più 40.000 se non sbaglio, quindi sono 85.000, però contate se li facessimo, che ne so, frumento, orzo, che rendono tanto, stiamo spostando davvero grandi volumi, e quindi un camion ci può aiutare in questo senso. Io direi di partire basic, partiamo con il Lizard SX 210 Twin Star, e quindi andiamo a comprarlo, agganci. Per adesso tanto poi lo possiamo modificare nella nostra officina. Per adesso direi standard. Colore principale, io direi di farlo nero. Colore dei cerchioni lo lasciamo grigio standard per adesso. E configurazione delle ruote, ma sì, mettiamo gli ali larghi. Ok, comprato. Ora lo andiamo subito a vedere perché sono veramente curioso. Mamma mia che bestia. Ah sì, qua ho dovuto ripristinare la joskin, perché come nella live sono ricaduto una seconda volta in acqua. E per chi si stesse chiedendo quanti soldi avevamo più di 300.000 euro. Adesso ne abbiamo ancora 195.000. Ok, bestia, mi piace proprio tanto. Vediamo un po' se uno scende di fa. Mamma mia che figata, ma che figata. Sentiamo un po'. Bestia, anche il clacson mi piace. Wow, ok, ci piace. Soprattutto nero così, ci piace. Pneumatici belli, larghi, possenti, ok. Allora, gli andiamo a comprare subito qualcosa da utilizzare. Io voglio fare due cose principalmente. La prima è comprargli un rimorchio degno, pro, da utilizzare per i trasporti, così. E ne abbiamo due per i trasporti di granaglie che possono andare bene. Abbiamo il Fliegl, non ho mai capito come si dice, Fliegl ASS, che tiene 47.000, e poi abbiamo il Crampe Bandit, che invece tiene, oh mio Dio, 59.000. Vabbè, ok, per adesso direi che utilizziamo il Fliegl, perché andiamo per step, appunto. Abbiamo comprato il camion più piccolo, adesso compriamo anche il rimorchio più piccolo per camion e poi vediamo. Quindi per adesso, poi tra l'altro ci sta anche decisamente bene come accostamento cromatico, cioè guardate che roba. Ma che roba, io voglio vedere che velocità mi fa, però. Solo i 68, speravo ben di più. Cioè, per carità, la ripresa c'è, eh? Però i 68, cioè, io adesso ho un Deutz che mi fa i 63, quindi il camion non è che mi... Speravo andasse un po' più veloce, ma va bene lo stesso. Quindi adesso andiamo a farci un attimo un piccolo carico insieme. E l'ho comprato questo nuovo rimorchio non solo per fare i trasporti più veloci, perché tiene di più, non solo per questi due motivi, ma l'ho comprato anche perché volevo farvi vedere un attimo nelle statistiche dei mezzi che noi in effetti il Crampe, dov'è? Fliegl. Oh, eccolo, il Bandit, ce l'abbiamo già da 23 giorni.
Ora, la manutenzione ancora ci costa poco, però sinceramente prima o poi voglio cambiarlo, giusto per fare anche un po' di ricambio nella farm, sennò appunto il cramper ce l'abbiamo comprato, adesso non mi ricordo, ma mi pare che è tipo puntata 30, adesso non ricordo, ma mi pare giù di lì, è già davvero da tanto che ce l'abbiamo, perché mi pare che avessimo comprato... Eh sì, mi pare che fosse il primo rimorchio che abbiamo comprato per sostituire... Ah no, il secondo rimorchio che abbiamo comprato. Comunque, direi che è giunto anche il momento di cambiarlo. Tanto come rimorchi siamo messi molto bene, perché adesso abbiamo questo, poi abbiamo l'agroliner e poi abbiamo l'elitigo, tutti e tre, cioè l'elitigo lo possiamo anche utilizzare per il trinciato, quindi sono abbastanza tranquillo. Volevo vedere un attimo le quotazioni della colza, perché sono pieno, mi esce da tutte le, mi esce anche dalle orecchie, e così magari ne approfittavamo. No, non mi soddisfano abbastanza. C'è qualcos'altro da vendere? Soia potrebbe salire un po' di più. Prezzi buoni non ne vedo, sinceramente non ne vedo. Allora, sapete che vi dico? Lo utilizziamo per andare a svuotare la trebbia che abbiamo sopra. E poi dopo, ragazzi, tranquilli che abbiamo un altro acquisto da fare e da utilizzare, diciamo, perché è giunto il momento di aumentare i capi in farm. Quindi ci dobbiamo dar dentro. Peraltro devo ancora vedere un attimo quante pecore abbiamo, perché le stiamo lasciando figliare a bestia, e queste qua ci danno dentro. Fa pecore a tutti gli effetti. No, questa era brutta come battuta. Era decisamente brutta. Ok, giriamo, tac. Però mi piace perché tiene molto bene la strada. Cioè faccio le curve ai 60 all'ora e non rischio di stravaccarmi. Stravaccarmi penso sia una parola piemontese, però va bene lo stesso. Riadattata. Allora, ho visto che il treno appunto sta passando adesso, però io non posso passare da qui, quindi devo passare per forza dalla strada. Quindi non... no problema. Tac. Perfetto. Ora tiriamo giù come al solito questo palo. Eccolo qua. E voilà, 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 voilà. Questi sono questo è l'ultimo campo che devo ancora trebbiare su tutta la mappa, in teoria. Tac. E colza ne abbiamo fatta tanta, perché io ne avevo seminata... allora, la colza lì ne abbiamo 100.000, poi la all cramp è praticamente pieno, se non sbaglio. E poi adesso appunto c'è ancora questa, che non è chissà cosa, ma... Vediamo un po' dov'è il nostro amico. Eccolo qua. Andiamo un attimo sotto la trebbia, così scarichiamo un pochino e poi mentre lei finisce facciamo che passa veloce, speriamo che non ci sia il treno, ok. Mentre lei finisce noi andiamo a fare invece un altro acquisto. Ok, allora mettiamo velocità ridotta 10 all'ora. E voilà. Perfetto. Ok. Mi piace. Poi tra l'altro, poi quando avremo, che ne so, tipo... Vabbè, a parte che abbiamo anche già il Deutz, che è un bel mezzo, già bello potente. Però poi pensavo tipo anche con un Fendt 939, 936, gli compriamo anche la ralla e comunque possiamo anche utilizzarlo con la ralla. Certo che adesso avere proprio un camion che viaggia con un rimorchio è tutta un'altra cosa, perché comunque possiamo stare tranquilli con le trebbie, cioè possiamo permetterci di girare con questo, gli altri trattori possono occuparsi solo dei campi, che ne so. Ok, allora adesso faccio una cosa che per motivi youtubici la faccio, state tranquilli, non per altro. Dov'è? Eccola qua. Tac. Perfetto. L'ho riportato allo store perché facciamo un secondo acquisto, che forse è quello ancora più interessante, io non l'ho ancora mai provato in farming, che è il Micheletto. Allora, colorazione direi che la facciamo nera, come lui compra, tac. Perfetto, per 68.000 euro e passa, e 200. Ammazza se è grosso. Bene, perché ragazzi è giunto il momento di aumentare il nostro capitale bestiame. Tac. Allora, aspettate che voglio andare un attimo a vedere gli animali. Allora, di vacche ne avevamo comprate 50, sono diventate 58. Pecore ne avevamo comprate 100, sono diventate
174, ok, quindi adesso minimo altre 50 vacche le voglio, se non di più, perché possiamo adesso possiamo permettercelo di starci dietro tranquillamente. Ok, c'è qualche funzione particolare? N apri copertura. Ah, figata. Figata qua quando le trasporti. Ok, va bene. Ok, ragazzi, allora adesso ci andiamo verso, com'è già che si chiama? Mary Farm, se non sbaglio. La strada me la ricordo, ma non mi ricordo come si chiama il posto. Allora, adesso andiamo giù e andiamo a comprare questi belli animalonzoli. Tra l'altro penso che anche la qualità di questi video comunque risentano del fatto che adesso ho una linea migliore, quindi penso che inizierò a caricarle a, vabbè, 1080p già lo facevo prima, però a 60fps con un bitrate un po' più alto. Poi per carità YouTube purtroppo li limita molto, ma proprio tanto, e quindi non è che... Ops, scusate, ho toccato il microfono nel mentre penso che abbia fatto un casino. Comunque YouTube li limita davvero tanto, perché li comprime e quindi è anche un po' inutile se io vado a dargli troppa qualità poi dal mio file, perché poi tanto lui li ricomprime. Comunque, fatto sta, ragazzi, che dovrebbe esserci decisamente un cambiamento. Ora mi piace andare così veloce, mi piace proprio davvero tanto, perché una gran figata. Però voglio togliermi prima un dubbio. Cioè, i prossimi camion, tanto per capire, andranno più veloci oppure no? Perché questo 65. Allora, il Manti GS fa già gli 80. Ok, fanno gli 80 questi due. Quindi potrebbe già essere un po' più interessante. Invece, tipo il Fast Track. Allora, vediamo. Il Fast Track piccolino fa i 70. Quindi è già più veloce del camion. E questo fa anche i 70. Ok, quindi 70. Con i Fast Track più veloci di un camion. Va bene. Ma noi non ci lamentiamo. Ora giriamo, tac, passiamo di qua. Adesso vediamo come si comporta, perché in realtà adesso penso che sia il mezzo più potente che abbiamo in farm, essendo un 420 cavalli, se non sbaglio, questo camion qua. Adesso guardiamo. Ah beh, sì, si vede la differenza. È vero che il rimorchio è vuoto, però qua diciamo che i trattori, la loro velocità massima con i trattori con cui sono venuto qua era 51, e di solito qua arrivavano ai 20 all'ora, invece noi ce la siamo fatta ai 45, giù di lì. Ok, allora eccoci qua, posiamo il camion. Ok, vediamo un po'. Mucca, no, dai, per favore non dirmi mucca, dimmi vacca. 14 ne tiene, quindi molto meglio, perché l'altro, se non sbaglio, erano 6, sì, ne tiene 6. Noi abbiamo già, vi ricordo, un Joskin che andremo a vendere per il trasporto degli animali. È un po' piccolino, adesso abbiamo questo, quindi siamo tranquilli. 35.000 euro, va bene. Ah, mi sa che non ho abbastanza soldi per comprare tutte quelle vacche che volevo. Vabbè, ma per adesso... È vero che alcuni di voi diranno, ma Agro, guarda che non è tanto utile comprare le vacche, perché tanto poi si riproducono loro. Solo che se io devo stare dietro a come si riproducono loro, devo andargli una bella botta come abbiamo fatto con le pecore. Quindi le portiamo a 100, 150 noi comprate, e poi loro, vedete che essendo in tante, poi la comunità cresce esponenzialmente, non ce ne sarà più bisogno. Però all'inizio dobbiamo darglielo noi, c'è poco da fare. Ah, mi piace la camicia di Steve a quadri. Bella. Allora, guardatelo tutto fiero Steve con il suo nuovo camion. Che bestia. Ah, giusto, tiramoli su che magari le facciamo anche respirare un po'. Vabbè che sono basse, quindi... Sì, in realtà penso che questa copertura... Ah, io intanto taglio, perché tanto ormai ho già sbagliato strada. In realtà, per come sono fatti, potevano... No, niente, cagata. Non penso che ci siano... due piani, no, di vacche due piani no, però tipo uno avesse i maiali, qua due piani ci stanno tranquillamente. Non so se l'hanno implementata la cosa dei due piani. Allora, arriviamo qua e scarichiamo. Tanto ho già addirittura della razione mista già fatta, quindi siamo tranquilli. Devo togliere ancora, è dalla prima volta che ho fatto la razione mista che ho quel mucchietto di insialato lì che mi dà fastidio, devo ancora ricordarmi di toglierlo. Vabbè, c'ho la palla su, potrei toglierlo adesso in effetti. Allora, andiamo indietro. Ma non lo devo aprire. Tipo, che ne so, con X, cose del genere.
Sarebbe stato più bello se avessimo avuto la possibilità. Vabbè. Apri finestra animali. Ok. Li scarichiamo tutti. Voilà, scaricati. Adesso controlliamo, sì, sono 72 adesso. E ok, andiamo ancora a farci, direi, un giretto. Andiamo ancora su a prenderne ancora un po'. E poi chiudiamo la puntata che è stata dedicata a questo nuovo acquisto. Questa nuova bellissima bestia, il Lizard. Ah, ecco, mentre aspettiamo che torniamo a fare un attimo, torniamo su, vi racconto la storia della Lizard, perché c'è qualcuno che pensa che sia veramente una marca di mezzi. La Lizard, per chi ancora non lo sapesse, è una marca che la Giants utilizza fin da quando è uscito il gioco la prima volta, Farming Simulator 2008, che in realtà non so se c'era già in Farming Simulator, forse era commercializzato solo come Landwirtschaft Simulator. Però vabbè, comunque, fatto sta che dal 2008 la Giants, cioè i produttori di Farming Simulator, mettono questo marchio qua quando non hanno i diritti per mettere un trattore. Cioè, per chi ancora non lo sapesse, non è che si sveglia la mattina la Giants e dice: ma sì, metto il trattore della class dentro il gioco, così, boh, lo faccio, lo metto. No, non è proprio così. Di solito ci sono dei rapporti commerciali, dei contratti, anche perché per le aziende è veramente un vanto, no? Essere dentro un videogioco che giocano milioni di persone. Ups! Adesso carichiamo, poi continuiamo la storiella, tipo Papà Castoro che racconta la storiella. Allora, se ne amo vacche e compriamo. 35.000 non ce l'abbiamo. Facciamo 11 vacche. Ok. Voilà. Comunque, stavo dicendo, però non sempre si raggiungono questi contratti, a volte, soprattutto quando uno è all'inizio, anzi, a volte magari non sono d'accordo le aziende produttrici di trattori. E quindi cosa faceva la Giants e cosa fa? Inserisce questo marchio Lizard, che si è inventata completamente lei, è completamente nuovo, e mette ovviamente copie, perché io, cioè, adesso guardandolo, cos'è? O è un Peterbit o un Kenworth questa roba qua, cioè non è che ci vuole molta fantasia. È uno dei due, e li copiano proprio tanto. L'altro è un Peterbit, quello il più grosso che hanno aggiunto. E poi adesso non sto pensando anche cosa aggiungo della Lizard. Vabbè, della Lizard, appunto, come avete visto, anche il pick up, quel pick up lì, adesso non mi viene in mente se forse è un Ford, assomiglia al Ford T150 o giù di lì. Quindi capite che sono tutte cose che semplicemente loro non hanno avuto il marchio, non hanno fatto il contratto, e quindi le aggiungono così. Era giusto per darvi un'informazione sul fatto che io ho letto: compriamo Lizard, adesso non mi ricordo più la sigla, se è XSS, XSA, qualcosa del genere. E in realtà non esiste poi un mezzo del genere. E alcuni, mi era capitato una volta che qualcuno mi aveva detto: ah, ma Agro, ma io invece sono andato su Google Immagini, se scrivi Lizard ti escono dei trattori veri, Photoshop oppure non lo so, altri risultati sbagliati, perché non esiste proprio la marca Lizard. Allora, scarichiamo ancora queste ultime, quindi facciamo scarica. Io non mi preoccupo per i soldi, perché è vero che adesso dobbiamo farci di nuovo il giro a riseminare tutto, però abbiamo un sacco di colze da parte e abbiamo appunto tante nuove vacche che ci produrranno un sacco di latte, quindi siamo tranquilli, nessun problema. Io direi che ammiriamo ancora una volta il nuovo acquisto. Che bestia, mi piace come accostamento cromatico. Ah, guardate, mi tolgo solo un attimo lo sfizio, ragazzi. Devo solo togliere quella cacchetta lì che c'è per terra, che tutte le volte che uno ci passa sopra ti fa fare un salto pazzesco. Ecco, adesso rovino il nuovo. Acquisto. No, ok, l'ho presa. Avevo appena detto. Allora, andiamo su di qua. Perfetto. Poi un vantaggio di avere tante vacche è che si consumano tanto, ma allo stesso tempo comunque ti si allungano anche. Vediamo un po' di qua. Ecco, vedete l'acqua, paglia, erba. Prima erano al massimo e adesso invece devo fare una cosa. Ecco, prima erano al massimo, adesso abbiamo molte più capacità, possiamo lasciargli decisamente molta più roba.
Va bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo nuovo acquisto vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate le notifiche da cellulare ma anche da computer, potete andare sul canale e cliccare sulla campanella, perché da adesso in poi ci sarà molta probabilità che farò delle live, perché per me sta diventando un po' più comodo fare le live adesso, perché sono ad alta qualità, quindi non devo scaricare, non devo registrarle, poi montarle, poi ricaricarle, fa tutto in automatico YouTube, io le faccio così al volo, tra l'altro è anche bello perché siamo in diretta, quindi da adesso in poi vedrete molte più live rispetto a prima, tenendo però anche presente che io mi avvicino sempre di più all'esame, però vabbè, questi sono cavoli miei. Da Agro Moderni è tutto, ciao a tutti ragazzi.